Le feste sono sempre una delusione per me. Su, Melody, che vorresti ricevere per Natale? Non lo so, niente di speciale. Scusa, dolcezza, ma tu dov'eri negli anni Ottanta? Pensa che fin da quando avevo 4 anni non ho fatto altro che scrivere lunghe, ingorde e lussuose liste di regali di Natale. Ero un vero portento. E hai mai ottenuto ciò che chiedevi? Non era per questo che lo facevo, non era importante ricevere. Se immagini che ogni cosa al mondo può essere tua, magicamente la otterrai. Prepara una lista. Controllala 2 volte. Sii buona con te stessa, te lo meriti. Va bene. Scriviamo la mia lista di Natale. La mia lista di Natale. Pronto? Ciao, Giorgio, mi fa piacere sentirti. Oh, che giornata. Sì, so bene che non riesci a dormire sull'aereo. Giorgio, ho avuto un'idea geniale. Stavo scrivendo una lista di regali che vorrei ricevere a Natale. Che ne dici di un bel cucciolo? Ah, d'accordo, ho capito. Niente cucciolo. Oh, devo riattaccare, è arrivata mia madre. Le dico che viene a Natale. Oh, è fantastico. Ciao, George. Mi manchi. Scusa, ho dimenticato la cena. Questo pollo è stato nel forno per 3 lunghissime ore. Più le 2 ore in cui l'hanno cotto alla rosticceria. Almeno non ci verrà la salmonella. Cosa ti fa pensare che l'abbia preso alla rosticceria? C'è dentro la salsa. E poi tu non sai cucinare. Giorni fa parlavo con Cinzia Mattola del piano di sotto. Indovina cosa le ha mandato la figlia dall'Italia. Amber, la top model. Un bel vestito? No, riprova, cara. Una borsetta? No. Un albero di giada? Acqua. Mamma, ti prego, smettila, dimmelo. Un braccialetto in oro purissimo di Bulgari. A 24 carati, pesa 1 tonnellata. L'ho provato. Che bel regalo. Cinzia sarà molto fiera della figlia. Mamma, ho pensato molto a questo Natale. E mi chiedevo se quest'anno potevi cucinarlo tu il tacchino ripieno. Scusa, cos'ha quello del supermercato? Ti danno la cena completa, inclusi i panini e la marmellata di mirtilli rossi. Tutto per $49.95. Questo è il prezzo dei soli ingredienti? Sì, forse è così, ma dovremmo essere come la famiglia Cratchit. E chi sarebbe? Oh, mamma! Racconto di Natale, Dickens. Lo scrittore, certamente. Cos'è questo? Oh, niente! Ma c'è scritto lista di Natale. Scusa, che cosa hai cancellato qui? Un bel cucciolo. L'hai scritto per scherzo? Ecco perché l'ho cancellato. Tesoro, l'ultima cosa al mondo che ti serve è un cucciolo. Quello che ti serve è un marito. Giorgio ti chiederà in moglie quest'anno. Mi sento come se dovessi chiederti scusa se non lo farà. Beh, non ti eccitare. Io lo dicevo tanto per dire. Voglio solo che tu sia felice. Mamma, io sono felice. No, voglio dire davvero felice. Come tua sorella Caroline. Un marito, dei figli, una villetta unifamiliare. Mamma, non cominciare.
Mi dispiace tanto di non avere un grande successo come Amber Mattola, di non essere una moglie o una madre o una qualsiasi altra cosa che ti renderebbe sicuramente orgogliosa. Ma è così, mi dispiace, ti è andata proprio male. Aspetta! Io sono... orgogliosa. Buon Natale, gentili clienti. Non buttate lo scontrino. Potreste vincere la riffa di Natale. In palio c'è una maschera. Le luci di corridoio erano vere. Garnet sarà promosso il primo dell'anno. Grandioso! Questo vuol dire che lo sarai anche tu. Oh, chi lo sa? Mi aspetto un riconoscimento, ma questo non vuol dire che mi faranno caporeparto. Niente ma, Melody. Devi convincere Garnet che sei tu la persona giusta. Ma credo che 7 anni dietro al bancone dei profumi abbiano il loro peso. Posso dire il nome di ogni profumo a occhi bendati. Mi chiamano Fiuto d'Oro. Brava, dolcezza. Adesso alzati e dimostralo. Al tuo capo. Vuoi una promozione? Allora vada lui. Che aspetti? Signor Garnet? Mi dica, Melody. Ecco, mi scusi, signore, ma vorrei parlarle. Volevo dirle che, insomma, ecco, io volevo dirle che ci ho pensato veramente tanto e gradirei che lei sapesse... Ci terrei tantissimo a farle sapere che mi piace davvero lavorare qui. Sono contento per lei, signorina. Brava, l'hai convinto. Naomi, le cose belle capitano a chi sa aspettare. Vedrai. Dolcezza, quando imparerai che non succede niente a quelli che aspettano? È la stessa cosa per te, George. Dopo 4 anni di fidanzamento non sai ancora se lui vuole sposarti. Questo perché George ha un piano quinquennale con traguardi molto precisi. Io lo ammiro per aver pianificato ogni cosa. Devo soltanto essere molto paziente. Credo che il tempo si fermi quando sei innamorata. Beh, sì. Sì, esatto. Seguite la nuvola di profumo. Coraggio. Vi cambierà davvero la vita. I due. Si pronuncia Id. È il profumo più in voga a Parigi. Non so se voglio lo stesso profumo di mia sorella. Perché no? È un buon affare. Su, stia a sentire la sua sorellina. Oh, oh, non abbiamo più il flacone da 100 millilitri. Che ne dite invece di quello da... 400? Non ne sono sicura. Come possiamo convincerla, la gemellina? D'accordo, 2 flaconi. Chi avrebbe mai immaginato che la piccola e grassa Amber Mattola del piano di sotto sarebbe diventata addirittura una top model? Vuoi dire che era una cicciona? Le facevo da babysitter, le riscaldavo i pasti precotti. Sono contenta che abbia avuto fortuna. Ehi, Melody, io ho venduto la mia cassa di Id. E tu invece? April, il profumo è l'espressione dell'anima. Come puoi vendere lo stesso profumo a ogni donna che entra qui dentro? Beh, la cosa non mi tiene sveglia la notte. Garnet vuole terminare lo stop di Udo prima di Natale. Se sei furba come me, lo venderai. Posso esserle utile? Grazie. Sto cercando di scegliere un buon profumo per mia moglie. Non ho le idee chiare. Sono qui per questo. Mi segua. Come prima cosa vorrei sapere il momento della giornata che sua moglie preferisce. La mattina, suppongo. Bene. Il colore che preferisce? Varia tra il rosa e l'arancione. Il corallo? Sì, quello. Chi preferisce dei Beatles? Aspetti, indovino. Paul, ho ragione. Come fa a saperlo? Il fiore? Questo lo so, sono i mughetti, componevano il suo bouquet al nostro matrimonio. Va bene, fiori bianchi, canzonette d'amore. Ci vuole un colore intenso. Per sua moglie ci vuole un miscuglio speziato e floreale, tipo. È perfetto per lei. Incredibile. Princess Elizabeth. Porta il nome di una bellissima donna. Le piacerà. Santa, me lo potrebbe incartare? Ripasserei tra 10 minuti. Sa, devo fare altre compere. Certo. Splendido, grazie. Mi scusi? Mi aiuterebbe a comprare un profumo per la mia mamma, come ha fatto per quel signore? Sì, certo. Prima devi rispondere a qualche domanda. Il fiore preferito? Il delfino. Detto anche il respiro del cielo. Il colore è il blu. L'ora del giorno? Il tardo pomeriggio quando il sole fa diventare tutto arancione. Il Beatle preferito è il mitico John. La cioccolata la adora, le spezie invece no. E della pasta non può farne a meno.
Secondo me puoi dare qualche lezione al mio ragazzo. Signorina? Sono Melody Parris. Danny Skyler. Piacere di conoscerti. Dunque, vediamo un po'. Annusa un po' questo? Troppo forte, eh? Sì. Bene. Sto aspettando! No. Forse non funziona per tutti. Aspetta. Senti questo. Eccola. Questa è la mia mamma. Champs-Élysées. Credo che tu abbia buon gusto, Danny. È piuttosto costoso. Quant'è? $75. Perde tempo con quel bambino. Ho solo 50. Oh, beh, vediamo. Forse ti posso mostrare qualcosa di meno costoso. Ma non sarebbe il profumo giusto. Già. Grazie tante. Penserò a qualcos'altro. Danny, aspetta. Mi è venuta un'idea. Tu hai una paghetta. 10 a settimana. Perché? Ma insomma... Ti presto gli altri $25. Scusi. Poi aggiungi le tasse. E come garanzia, firmi questo, pagherò. Grazie tante. Non mi era mai successo prima. Lei è diversa dagli altri, voglio dire, non mi conosce neanche e fa tutto questo per me. È come se le importasse fare del bene. Signorina. È un piacere aiutarti. Mi scusi. Mi serve il suo aiuto per un profumo. Signora, mi scusi, ma purtroppo il negozio sta chiudendo. Signorina, ho aspettato ben 15 minuti per poter avere il mio profumo personalizzato. Sono desolata, ma se non le spiace sto chiudendo questa vendita. Ma insomma... Mi auguro che le piaccia. Mi sei debitore. Non lo dimenticherò. Melody, te lo prometto. Ciao. Buon Natale, gentili clienti. Non buttate lo scontrino. Potreste vincere la riffa di Natale. In palio c'è una vasta. Ah, usate i vostri scontrini per la riffa di Natale. Scrivete il vostro nome, cognome, indirizzo, strappate la matrice e mettete il biglietto nell'urna della riffa. È semplice. Cosa mi porta? Una grande bambola. So che siete tutti ansiosi di sapere a chi ho deciso di affidare l'atteso posto di caporeparto. Che cosa aspetta? Non la terrò col fiato sospeso, Tommy. C'è un'impiegata modello che lavora molto, che ha talento, dedizione e bellezza. Una giovane donna che è d'esempio a tutti noi, con il suo entusiasmo, il suo stile originale e inconfondibile e la sua eccellente capacità di vendita. Perciò... Come premio per i suoi molteplici contributi, sono davvero lieto di promuovere April May caporeparto. Complimenti. Auguri. Viva la nostra caporeparto. Sei stata veramente in gamba. Sì. Melody, aspetta, lo so che ti senti uno schifo, parlami. Ma che cosa vuoi che dica? Il tuo capo ha appena dato la promozione che meritavi tu a una cretina che non sa distinguere un profumo di classe da un deodorante per ambiente. Non dirmi che la cosa non ti fa arrabbiare. Se mi lasciassi turbare da ogni piccola delusione della vita, non otterrei mai niente. Perché? Che cosa hai ottenuto? Abiti sullo stesso pianerottolo di tua madre. Non hai mai voglia di divertirti perché il tuo ragazzo o è appena partito per lavoro o è appena rientrato. E l'unica opportunità che avevi di uscire da questo binario morto, ahimè, ti è stata appena tolta. Qualcuno mi vuole dire che c'è di male nel fare onestamente il proprio lavoro e continuare a farlo? Dai, spiegamelo tu. Sì, arrabbiati, dolcezza. Fa esplodere tutta la verità, non devi aver paura. Ma io non ho paura. Affittasi negozio. Adornate le sale con rami di agrifoglio, fa la 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 la, la 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 la. È il tempo di essere ingorda. Allora, che cosa voglio? Una macchina. La vorrei avere, sì. Perché no? Un nuovo lavoro. Dei vestiti nuovi. Mamma dice un po' di Armani non ha mai fatto male a nessuno.
un Natale di quelli all'antica insieme alla mia famiglia. Rose rosse, sì, un paio di ciabatte, però devono essere di colore rosa e pelose. Una cena alla stanza del cielo. Così è sufficiente. Tanto non li avrò mai questi regali. Ma allora, eccola qui la mia lista. Avvisiamo la gentile clientela che ha reparto. Eccola qui, Naomi. Ho scritto la mia lista di Natale. Ah, fammela vedere. Non voglio farla vedere a nessuno. Non ti prego. No, non voglio che tu la veda. Per favore, sono la tua amica del cuore. D'accordo. Una macchina, un nuovo lavoro, vestiti nuovi, ragazzi, quando fai l'ingorda non scherzi mica. Va bene, ridammela ora. Beh, Babbo Natale non può leggerla se tu prima non la spedisci. Smettila! Vieni qui! Fermati! Fermati! Ti ho detto! Insomma, vieni qui! Ti ho detto di fermarti! Non scegliere una pagina! Ai miei occhi! Sono stati loro! Fermati! Fatemi passare! Voglio assolutamente vedervi nel mio ufficio adesso. Riguardo a ieri, quando ho promosso April al suo posto, Melody, ero indeciso per via della sua anzianità di servizio. Ma a parte il suo comportamento improprio di oggi, la sua produttività non è quello che dovrebbe essere esattamente. Signor Garnett, sono stata io quella che ha fatto lo scherzo e Melody è capitata per caso nel mio momento di sfogo. Comunque, questo non cambierà la mia decisione per un suo nuovo lavoro. Un nuovo lavoro? Farà l'inventario fino al mio nuovo ordine. Papà, l'estrazione è tra un'ora. Danny, non possiamo andare in centro. Devo andare dall'avvocato e firmare l'ipoteca. Vuoi dire che vai da Faith? Bene, vai a vedere la tua ragazza, io me ne vado. Faith non è la mia ragazza, figliolo. E comunque non capisco tutta questa tua urgenza. Te l'ho detto, ho partecipato a una riffa per una Mustang grosso fuoco, nuova di fabbrica. Devo essere lì quando annunciano il vincitore. Danny, hai idea di quali siano le probabilità contro di te? Una su un milione. No, mi rimangio la frase, tu sei uno Skyler. Diciamo una su 2 milioni. Se qualcuno nella nostra famiglia vincesse qualcosa, sarebbe davvero un miracolo. Non voglio che mi guardi così, figliolo. Ti risparmio soltanto la delusione. È una forma di pubblicità per convincere la gente a fare spese. Ascolta. Non hai neanche un appuntamento. L'ho chiesto a Liz. Ma davvero? Per favore, papà, ho davvero bisogno di te. Lo sai che mi stai manipolando? E io te lo lascio fare perché... Perché sei un padre stupendo e sai quanto è importante per me. Purtroppo non ci sono taxi nelle vicinanze. Evviva! Siamo fuori dai grandi magazzini Kerns, dove Babbo Natale è apparentemente scambiato. Vedrai che, come ti ho detto io, una Mustang grossa che aspetta un vincitore. Avanti, avanti, vincete la Mustang, avvicinatevi! Attenzione, signore e signori, sta per avvenire l'estrazione. E il vincitore è... Io, dai, forza! Melody Parris, P-A-R-L-I-S, bel cognome. Che delusione. Adesso sei convinto, Danny? Non possiamo vincere. Papà? Dimmi. Ho vinto, sono io. Ma che stai dicendo? Ha appena vinto una donna. No, aspettate! C'è un altro nome sul biglietto. Danny Skyler. Aspetta, è impossibile. Non è vero. Ho spezzato la maledizione degli Skyler. Ho vinto. È questa la stanza. Dai, entriamo. Lei, riprendi da quella parte. Voglio una spiegazione valida, signorina, e la voglio senza nessuna scusa. Beh, stiamo per esaurire le scorte di Dior, ma non penso che sia il caso di allarmarsi, signore. Tu sei un'impiegata di grandi magazzini. Non puoi partecipare alla riffa. Ma di che cosa parla? Signorina Parris, sembra che lei abbia partecipato alla nostra riffa e abbia vinto. Ma, signor Garnett, io... Conosce un certo signor Skyler? No, io credo proprio di no. Eccolo. Ah, diceva Danny. Ciao. Ma che succede? Ce l'ho fatta. Ho scritto il tuo nome su un biglietto e abbiamo vinto. Fantastico. Ma scusa, perché hai scritto il mio nome? È incredibile. Non ho mai vinto una cosa in tutta la mia vita e sapete perché? Non me lo sono mai aspettato. È incredibile quanto sia potente la proiezione negativa. È davvero un miracolo. Questo è mio padre. È uno psichiatra. Papà, sì? Lei è Melody Parris. È merito suo se ho vinto quella macchina.
Mi dispiace, non potete restare qui fuori, fuori tutti. Anche lei, tornate tutti al lavoro. Tutti ehi, fuori di qui, accomodatemi, grazie. Vogliamo lei sapere. E il bambino restate, per favore, grazie. Parliamone. Che ci fa il suo nome sul suo biglietto della Riffa? Davvero non lo so, signore. Io l'ho conosciuto solo ieri. È venuto al mio bancone. Posso spiegare? L'ho scritto io perché mi aveva prestato i soldi. Hai detto che ti ha prestato dei soldi? Erano soldi miei, signore. Mi scusi, quali soldi? Per quale motivo non li hai chiesti a me? Pa, te lo dico dopo. Cos'era di così importante che non potevi chiedere a tuo padre? Dottor Schuyler, deve essere fiero del suo ragazzo. Ha passato almeno un'ora a scegliere un profumo per sua madre e non aveva abbastanza soldi, così io... Che cosa? La madre di Danny, mia moglie, è morta da più di 2 anni. Beh, ecco, se mi vuole scusare, signore, con lei parlerò dopo. Dottor Schuyler, mi scusi, non lo sapevo. Perché, Danny? Perché le hai detto che tua madre era ancora viva? Non volevo che sapesse che il profumo era per me. Per te? Volevo che mi ricordasse mamma. Perché mi manca. Ci sono delle volte che... Ogni volta che annuso questo profumo e chiudo i miei occhi, è come se lei fosse nella stanza. Pensi che sia pazzo? Vieni qui. Non lo penso, ti capisco. So cosa provi. Però, Danny, non avresti dovuto scrivere il nome di questa donna sul biglietto della Riffa. La conosci appena. Papà, se non fosse stato per Melody, noi non avremmo mai vinto. È lei che merita il premio. Perciò la do a lei finché non sarò abbastanza grande. Cosa? Non starei scherzando. Regali una macchina a un'estranea. Danny, non potrei accettare. Ascolta, quello che hai fatto è bellissimo. Io sono davvero commossa, credimi. Ma... Dottor Schuyler, non le toglierei mai la macchina. Papà, sei stato davvero cattivo. Ciao, Melody. George, scusa, chi ha messo quest'albero? Credevo l'avessi fatto tu per farmi una sorpresa. Adesso io ho una domanda per te. Perché hai dato via quella bellissima Mustang? E tu come fai a saperlo? L'ho visto al telegiornale. Ti sei fatta intimidire da quel dottore e così gli hai dato la macchina. Non è vero. Non ti piacerebbe fare delle gite in macchina nei weekend? O perfino regalarti un giorno in cui non devi prendere l'autobus per andare al lavoro? No, sì, e come? Ma non è solo mia la macchina? George, quello che è fatto. Ho rinunciato alla macchina per darla agli Schuyler. E questo è tutto. Beh, comunque non è tutto per me. Se tu non vuoi difendere i tuoi diritti, credo che dovrò farlo io. George! Mamma, ci sei? Mamma, sono io. Dov'eri? Ti cercavo. Sei entrata in casa mia oggi? No, non ci sono stata. Adesso entra in quella mia. Melody, tesoro. Conosci Cinzia, la mamma di Amber, vero? Signora Mattola, che è successo? Melody, mia cara, quanto sei bella. Potevi diventare una modella come la mia Amber. Ti ricordi? Eri anche tu una polpettina. Ero una polpettina. Shh. Cinzia, andrà tutto bene. Sono sicura che Amber sarà contenta. Scusate, per favore, qualcuno vuole dirmi che succede? Amber sta bene?
Beh, cara, sembra che la sua figliola abbia un lieve disordine alimentare. Oh mio Dio, bulimia. Peggio. Ha conosciuto uno chef a Roma l'estate scorsa e ha mangiato fino a diventare una taglia 48. Adesso si sposano e lui ha dato il nome di lei al suo nuovo ristorante. Provate a indovinare quale. La donna tonda. E io che c'entro? C'entri? Signora Mattola, stia tranquilla. Magari Amber ora è veramente felice. Voleva che li avessi tu. Versace. Valentino. Armani. Un po' di Armani non ha fatto mai male a nessuno. Muoio di sete. Tesoro, sto bene così. Oh. E ti posso offrire? È così bello. Mi sta proprio bene. Posso tenere questo Valentino? È una bomba. Visto che sei venuta qui nel cuore della notte, te lo meriti, è tuo. Grazie. Naomi, tu diresti che vivo una vita eccitante? Rispetto a quella di chi? Ma non mi hai offeso, lo so che la mia vita è molto noiosa. Allora, per quale ragione nelle ultime 24 ore ho vinto una riffa? Sono finita al telegiornale, un albero di Natale compare nel mio appartamento. Ricevo in regalo dei bei vestiti usati di grandi firme, inoltre sento i campanelli, proprio quelli della slitta. Melody, non giudicarmi pazza. Ma probabilmente questo ha a che fare con l'aver imbucato la tua lista dei regali nella buca delle lettere di Babbo Natale. No, mi ascolta. Non crederai mica sul serio che la buca delle lettere di Babbo Natale abbia un qualsiasi rapporto con la realtà. Ciao. Faith. Ciao, ho dimenticato il nostro appuntamento. Beh, ti perdonerò se firmerei queste mentre io saluto tuo figlio Danny. In camera sua. Danny, ti spiace se entro? Fa come vuoi. Vedrai, piccolo, ti piacerà tanto la tua nuova casa a Bellevue. È una zona così boscosa. Grandioso, farò collezione di zecche. Che buon profumo. Per la tua ragazza? Sì. Notte. Stasera. Lenti a contatto, trucchi di Guerlain e soldi per aprire il mio negozio. Anello di fidanzamento. Mi dispiace, Melody.
Perché non va subito al terzo piano e se ne fa fare un nuovo paio? Offro io. No, no, non potrei. No, voglio che lei lo faccia. Potrei avere delle lenti a contatto, invece. Scelga quello che vuole. Vedessi. Grazie. La faccia che ha fatto. Salve, vorrei estinguere il mio conto. Certo. Fammi capire bene. Hai messo un'altra lista nella buca. Mm-hmm. Garnet col cappello da Babbo Natale e ti ha regalato le lenti a contatto. È andata più o meno così. Signora, come li vuole? Ah, biglietti da 10 e da 20. Tutta la cifra? Non è poi così tanto. Forse non per lei, signora. Mi dici sempre tutta la verità? Ma certo! Io torno al lavoro. Ma vuoi qualcosa? Sì, certo, un migliaio di dollari. Non c'è problema. Ciao. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Fanno 5.000 dollari. 5.000 dollari? Avevo così tanto sul mio conto. Ci deve essere un errore. Lei è Melody Parris e abita all'1829 di Washington Boulevard? Sì, in persona. Grazie e buon Natale. Non la vedo da quasi una settimana. Perché non le parli? Pronto, mi chiamo Melody Parris e vorrei affittare quel negozio che avete sulla terza strada. Se volete posso lasciarvi un deposito. Certo, voglio aprire una profumeria, signora. Due zollette di zucchero, signorina May. C'è un certo Eric Katz della rivista New People sulla seconda linea. Ha saputo che qui abbiamo un genio del profumo e vuole scrivere un articolo. Lo passo al signor Garnett? Oh, no, no. Risponderò io, Susie. Invece lei mi manderebbe qui Melody Parris tra 5 minuti? Uh-huh. Susie! La porta! Oh, scusi. Pronto, sì! Apro il make-up reparto cosmetici! Katz, del New People. È forse lei il genio? In persona, mi dica! Beh, vorremmo scrivere un articolo tutto imperniato su di lei. Per la vigilia di Natale è troppo presto. No! È perfetto! Ci vediamo! Melody è qui. Ah, falla entrare! Vieni, accomodati! Santo cielo! Da quand'è che la signorina indossa abiti Armani? Ah, questo me l'ha regalato un'amica, esprime la mia nuova immagine, insieme alle mie nuove lenti a contatto morbide. Non sono ancora abituata a usarle. Beh, già che ci sei, ti manca solo un trucco di classe. E quella è proprio la mia vera specialità. Davvero? Sì, lo vorrei tanto. Grandioso, siediti. Ehi, quanti bei trucchi che hai. Sei davvero gentile, ti ringrazio. Ma figurati, cara. Senti, quando avrò finito con te, credi forse di potermi insegnare come fai a personalizzare così bene i profumi? È Natale, fate i regali. Questo per te, grazie. Forza, brava gente, entrate a fare acquisti. È Natale, qui a tutti. Nei nostri grandi magazzini troverete tutto quello che desiderate. Buon Natale a tutti. Ecco fatto. Sono pronta. Non lo riconosci ancora. È inutile, mi arrendo. È Princess Elizabeth, te lo ricordi? Quello con la preponderanza di fiori bianchi. Te ne accorgi perché somiglia un pochino al miele. Allora, che tipo di fiori sono? Margherite. Le margherite sono bianche, ma non hanno alcun profumo. Gigli, stefanotis e gelsomino. G,
SG. Dunque, vediamo. Adesso... prova questo. Oh! Questo è il mio familiare, lo conosco, è... arrogante, sexy... dammi un indizio. Questa poi... è idea, è l'unico profumo che tu abbia mai venduto. Scusatemi, ma c'è il dottor Skyler al telefono, quello che ha vinto la riffa. Vuole che Melody lo raggiunga all'ingresso. Parla di un accordo legale. Un accordo legale? Esatto, ti sta aspettando all'ingresso principale. Oh, non preoccuparti. Va pure, mia cara. Tanto ho il naso intasato, non sento nessun odore. Va bene. Melody, sei uno schianto con questo vestito. Perché? Buon Natale a tutti voi! Io vado dentro, ciao. Signorina Parris. Salve. Dottor Skyler, qualcosa non va? No. Lo sa, non l'avevo riconosciuta. Ah, ho le lenti a contatto, mi sono truccata e... funziona. Beh, mi permetta di alzare la capote. Andiamo, a che serve avere un cabriolet se poi si alza la capote? Certo. Posso invitarla a pranzo? Accetto, grazie. Forse dovrei spiegarle il motivo di questo invito. Devo mettere una firma che le assegni la proprietà della macchina. No, anzi, al contrario. Vorrei dividere la macchina al 50%. Doppia proprietà, come vuole il suo fidanzato. George? Mm-hmm. Le ha telefonato per chiederle questo? In realtà è venuto a trovarmi. Oh, no. No, no. Sono mortificata, mi creda. Che storia le ha raccontato? Ha detto che lei è troppo gentile. È il suo modo per dire che sono una sprovveduta. È stata gentile con un bambino. Dubito che questo la renda una sprovveduta. Danny non vede l'ora di rivederla. È davvero un bambino speciale. Lei è un uomo molto fortunato, lo sa? Lo so. Andiamo. Bravi ragazzi, entrate e fate i regali. È Natale! È Natale a tutti! Entrate, entrate! Vi aspetto con tutte le novità del momento. Beh, forse è meglio che torni al lavoro. Non ho mai fatto una pausa così lunga. Mi permetta. Tutta la nostra nuova gamma di prodotti per la casa. Buon Natale a tutti! Signorina, entri pure con il suo ragazzo. Al reparto profumeria troverà la fragranza giusta per lei. Grazie, il pranzo era ottimo. Melody, vorrei che lei prendesse la macchina stasera. Vada pure al mio garage, forse lei e il suo ragazzo vorreste farci un giretto o andare in qualche bel posto. Beh, se è sicuro che non le serve, a Giorgio piacerebbe. Va bene. Dei fiori per la sua signora. Oh no, la ringrazio. Perché no? Rose rosse, per favore. Auguri a tutti da Babbo Natale. Vabbè, le auguro buon Natale. Sono lieto che abbiamo chiarito. Buon Natale anche a lei, Daddy. Grazie. Entrate, signori, entrate. Tanti auguri da Babbo Natale. Melody, sono Caroline. Lo so che non sei ancora a casa, ma nostra madre si comporta in modo davvero preoccupante. Non ti spaventare, non sta male. Ma quando torni a casa, passa qui, perché voglio che tu veda con i tuoi occhi. Nonna. Tesoro. Questi sono biscotti fatti davvero in casa. Sì, li ho fatti io con le mie mani. E quando ho finito di infilare questa ghirlanda di popcorn, ti piacerebbe aiutarmi a fare gli angeli di raffia? Gli angeli della mafia. No, piccola mia, di paglia. Come quella nella mangiatoia del bambino Gesù. Ti piacerebbe che ti raccontassi la storia della nascita del primo Natale? Visto? Ho difeso i tuoi diritti. Quel dottore era come Creta nelle mie mani. Sono così arrabbiata con te per averlo fatto. Ma adoro quest'auto. Sai, questa macchina elimina la quarta tappa del mio piano quinquennale. Oh, è fantastico.
Ascoltami, dove andiamo a cena? Scusa, non ti servono gli occhiali per guidare? Ah, lenti a contatto. Li ho avute oggi. Me le ha regalate il signor Garnett. Ho ricevuto molti regali ultimamente. Spero che non siano di quelle usegetta, ma è il tipo più costoso. Per festeggiare pensavo di andare a cena in un posto speciale. Il Malone è un ottimo ristorante. Cambiamo, ci andiamo sempre. Perché non andiamo al parco? Vediamo le luci natalizie e ci andiamo alla stanza del cielo. No, quello è un posto di lusso. Ci vuole uno stipendio per entrare. Per non parlare del parcheggio che ci costerà $20 l'ora. Beh, visto che la macchina è mia, è lì che voglio andare. Tu sei la mia ragazza, il che rende quest'auto parzialmente mia. E io vorrei portarla da Malone e farla vedere ai miei amici. George, non hai mai la voglia di lasciarti andare, di essere spontaneo, caro? Certo, vorrei spontaneamente andare da Malone in macchina e non a piedi. Allora scendi. Cosa? Voglio che tu scenda. Ma non... Fuori di qui, George! Ma non volevi che andassimo insieme al ristorante? Noi due non andremo in nessun posto. Ma che fa? Sei impazzita! Va bene, signore. Domani esce alle 8. Stia tranquillo, c'è. Consegno la macchina al dottor Skyler. Le dispiace ringraziarlo da parte mia? Lo farò senz'altro, se mi fa un bel sorriso. Suppongo di non essere una brava attrice. Va meglio così, Ben? Continui a sorridere, che le si dice molto di più. Salve. Che ci fa qui? Ah, sono tornata solo a riportare la macchina. Così presto? Sì, beh, George e io abbiamo litigato, niente di serio, ma non siamo più andati a cena. Perché l'ha riportata? Ho pensato che fosse affezionato ai cerchioni. Sa, nella mia zona rubano senza nessuno scrupolo. Ah. Lasci almeno che l'accompagni a casa. Oh no, è tardi, posso prendere l'autobus. Mio figlio dorme da un amico, io stavo per mangiare un boccone. Viene con me? In realtà avrei appetito. Cucina cinese. Va bene. È così fantastico. Adoro girare per Chinatown la notte. La spontaneità è il pepe della vita. Amo la spontaneità. Si può dopo le 22? Ecco, non lo so, non sono riuscita a capire se non si possa stare dal martedì al venerdì dalle 7 alle 22 o dopo mezzanotte da sabato al lunedì. Quale delle due? Mancano soltanto due giorni al Santo Natale. Nessuno mette le multe oggi. Andiamo. Va bene. Perché il Natale non può essere sempre così? Calmo, intimo, senza complicazioni. Non lo so. Il Natale a casa mia sembra faccia emergere il lato peggiore. Le cose sono così drammatiche che temo le feste come un coniglio teme l'apertura della caccia. Ora è normale? Beh, da un punto di vista professionale, lo stress da festa è molto più comune dell'allegria. L'essere costretti a un eccessivo contatto con i parenti non aiuta. Neanche il consumo di zuccheri. Perciò posso dare ai biscotti la colpa delle mie nevrosi? Diciamo pure che sovraeccitano. Sai, io sarei dovuto andare a San Diego a passare le feste con i parenti, ma non sopporto il modo compassionevole in cui mi trattano. Ho familiarità con queste cose. I suoi hanno compassione di lei? Forse non conosce il marchio di infamia che bolla le donne nubili di oltre 30 anni. Però conosco un buon chirurgo plastico che può levarglielo.
Credo che le cose miglioreranno. Spero al più presto di aprire un mio negozio di profumi. Ah, bene. Posso leggerlo io? Incontrerai il dolce profumo del successo. Avanti, me lo faccia vedere. Su. Non ho mentito. Credo che tornerò con Danny. Sì. Anche a lui piacerà di sicuro. Oh mio Dio, la macchina. Ehi! Ehi, aspetta! Ehi, è la mia macchina quella! Fermi, è la mia macchina quella! Oh. Ehi! Aspetti! Facci fermi! Agente, la prego, abbassi il finestrino. Senta, il signore lo so che sta facendo il suo lavoro, ma per favore, fa freddo, è probabile che piova e non sappiamo come tornare a casa. Mi dispiace, signora, ma non è possibile parcheggiare in sosta vietata. Ma quale sosta vietata? Crede che il cinese a mezzanotte aspetti una consegna di involtini primavera? Mi dispiace, signore, credo che dovrà parlarne con il sindaco. Io devo portarla via. Non ho mai avuto una multa. Per favore, aspetti, ascolti, agente Moriarty, è vero? Non sono una persona fortunata. Abito a 23 metri da mia madre. Il mio capo ha 10 anni meno di me. Metto sempre i piedi nelle pozzanghere con le scarpe di seta e non ho mai un fazzoletto quando mi serve, ma ho vinto quella macchina. E se adesso lei me la porta via, si porta via l'unico momento fortunato della mia vita. Per favore. Incredibile. Non so ancora come abbia fatto a convincerlo. La verità funziona sempre. I miei piedi sono congelati. Mi è venuta un'idea. Aspetti qui. Non si muova, torno subito. Sono per lei. Per me? Già. Ma che cosa? Oh, un paio di ciabatte rosa e pelose. Ma erano sulla mia lista. Ma lei non poteva saperlo. No. No. E le ho comprate anche per me. Non so che cosa lei abbia, Melody, ma mi fa fare davvero le cose più strane. Sono serio? Uno sbaglio. Per favore, perdonami. Non devi chiedere scusa, David. Io volevo che accadesse. No, sei confusa. Hai litigato con il tuo ragazzo. Abbiamo passato una splendida serata insieme lasciandoci trasportare. Questo è tutto. Sì, hai ragione. Probabilmente è così. Siamo proprio due ragazzini. Eh sì. Sì? Chi è la banca? Sono io. Che vuol dire che devo restituire i soldi? Ho già affittato un negozio. No. No. Sì, sì, certo, lo so che significa un reato. Non c'è problema. Restituirò i soldi entro oggi. D'accordo. Dove sei stata ieri sera? Ti ho aspettato per ore a casa di mamma. Hai dormito vestita? Oh, sì, credo di sì. Da quando hai un albero di Natale? Non ce l'hai mai avuto prima? Ti lamenti di quello artificiale di mamma, ma non... Aspetta un secondo.
sei stata tu. A fare cosa? Lo sai, a fare uno scherzo a mamma mettendole l'albero rosa nel suo appartamento, dai, ammettilo. Non so di che stai parlando, credo di non sentirmi bene. Non fare l'indiana con me. E tutto quel popcorn, e tutti quei mirtilli rossi, i capelli di mamma. Per non parlare degli angeli della mafia. Eh? Entra e zitta. Perché devo preoccuparmi per la mamma? Oh, ragazze, allora vi piace il vecchio Tom? Mamma. Mamma, ti senti bene? Sto alla grande, tesoro. Ho deciso che quest'anno la famiglia Parris passerà senza dubbio il miglior Natale all'antica di tutta Seattle. Per Dickens! Ehi, ti credevo di nuovo al bancone. È vero, ma volevo solo pensare un po'. Che ti succede, Melody? Oh, di tutto, Naomi. Per non parlare di quello che è successo ieri sera. Non avrai mica rotto la macchina, vero? No. Ma non sarebbe successo se non fosse per quella stupida auto. Ah, la mia lista di Natale. Quella lista. È come se all'improvviso ottenessi tutto quello che ho sempre voluto, ma poi finisce male. La macchina, i vestiti, le rose rosse. Mia madre che cerca di fare un Natale all'antica e diventa una specie di casalinga vecchia e impazzita. Insomma, se è una cosa è volere tutta quella roba, altra cosa è averla veramente. Però non sembra averti fatto del male. Ti ricordi quando ho estinto il conto? Sì. Quel giorno mi hanno dato $5,000 invece di 500. Io li ho presi perché pensavo che me li avessero dati per il mio negozio. E infatti ho già pagato una caparra per un negozio vuoto e adesso invece devo restituirli quei soldi. Insomma, ecco che sparisce tutto quello che ho sempre sognato. Dovrai solamente restituire il denaro. Ci sarà un'altra occasione. Non è tutto, però. Ieri sera sono andata a Chinatown con David. Sono riuscita a fare delle cose che normalmente non avrei mai fatto. Che cosa è successo di così terribile? Naomi. Io ho tradito George. Cosa? Avevo freddo e i piedi congelati, così lui mi ha comprato delle ciabatte rosa e pelose, come avevo scritto sulla mia lista di Natale. Non mi sembra che tu abbia tradito George. Ci siamo baciati. Ed è proprio come hai detto tu, il tempo si è fermato. Come ho detto io? Sì, credo che il tempo si fermi quando sei innamorata. Ci sono, ti stai invaghendo di quel dottore. Io non mi sto invaghendo di nessuno. Sono solo una povera ragazza confusa che ha baciato un altro uomo solo perché mi ha regalato ciabatte rosa e rose rosse. E mi ha fatto ridere quando avevo invece voglia di piangere. La cosa assurda è che stavo bene. Dolcezza, non è assurdo. Ti sei innamorata. Dottore? Sì, Liz. C'è la signorina Faith Bolton. Cosa? E il prossimo appuntamento è alle 10. Va bene, falla entrare. Liz, chiamami fra due minuti. D'accordo. David, ho avuto un'idea magnifica. Stavo pensando, perché tu e Danny non venite con me a Bellevue a passare le feste natalizie? La campagna è bellissima. Conoscerai la mia famiglia. Festeggerai un vero Natale. Ti farò assaggiare la mia anatra arrosto. E poi Danny si divertirà, vedrai. Faith, è un'idea magnifica, ma credo che Danny preferisca passare qui il Natale, sai, a giocare con i suoi amici. E non avrei la macchina, ne divido la proprietà. Dividi la proprietà? Scusa, e con chi? Una donna che lavora al reparto profumi dei grandi magazzini Cairns. Ha prestato a Danny i soldi per la RIF. Ascolta, meritiamo un po' di tempo per noi. Oh, mi scusi, le ricordo il suo prossimo appuntamento. Grazie, Liz. Cerca di risolvere la faccenda della macchina e vieni a prendermi domani alle 3, non te ne pentirai. Beh, Non avrai già fatto dei piani, vero? Vedi, non è per quello, Faith, ma
Le cose vanno troppo in fretta per me. Credevo che mi avessi compreso. Dai, rilassati. Non voglio mica incastrarti. Voglio solo che tu e Danny non passiate le feste da soli. Ti aspetto domani alle 3. Avrò l'occasione di farti vedere come cucino. E sta tranquillo, non invaderò il tuo spazio. Allora che ne dici? Ci vediamo alle 3. Ciao, Danny. Ciao, fenomeno. Danny. Figliolo, ho un paziente fra poco. Sì, sono io. Ho chiesto a Liz un appuntamento. Ti dovrei parlare. Non hai bisogno di un appuntamento per parlarmi. Ma dato che sei qui, decidiamo dove andare a Natale. Fate ci ha invitati a casa sua. Stai scherzando? Lo sai che odio l'idea. Sì, però io merito un po' di vacanza. Papà, rispondi, ti prego. Se ti dovessi risposare, mi chiederesti il permesso? Danny, il matrimonio è un impegno molto serio tra due persone adulte e, anche se per me la tua opinione conta, se mi sentissi pronto ad affrontare un simile impegno, tu non mi faresti cambiare idea. Perciò no, non ti chiederei il permesso. Grazie, hai risposto alla mia domanda. Mettimi in conto metà seduta. La gentile clientela è invitata ad approfittare delle offerte del nostro supermercato. Sconti imbattibili su oltre 150 prodotti delle migliori marche. Affrettatevi! Beh, sa com'è? Ieri sera siamo andati a vedere Cats in teatro, perciò io invece direi che ci vorrebbe qualcosa di più... giocoso. Ha detto che il gelsomino era il suo fiore preferito? E allora, questo è il suo acuto profumo personalizzato. Nepal. Voglio dire, Giverny. Obsession. Princess Elizabeth. L'unica è la sua fragranza possibile per lei. È come se mi avesse letto nel pensiero. Come ha fatto? Signore, sta andando tutto bene? Oh, sì. Questa giovane donna che avete messo qui è fantastica. E Prolmei è la nostra nuova giovane caporeparto. Erol Domier, della Profumi Divini. Oh, salve, signor Dormier. Questa è la mia assistente, Melody Paris. È un piacere conoscerla, signor Domier. Ha davvero un'ottima linea di profumi. Grazie. Da quella parte. Tocca a me, è il mio turno. Sai che la mia pausa pranzo. Ho insegnato alla signorina tutto quello che so. D'accordo. Dovrò farle qualche domandina. Ecco a voi, signore. Grazie, signorina Paris. Neanche lei è male a questo gioco. Beh, le ragazze qui sono come sorelle. Il direttore è atteso al reparto sportivo. Ripeto. Il direttore è atteso. Ciao, Melody. Al reparto sportivo. Danny, come stai? Ho bisogno di parlare con qualcuno. Ti posso invitare a pranzo? Ma certo. Prendo il cappotto e arrivo. Va bene. Ciao, Cindy. Dov'è Melody? La porto a pranzo. Ha già un impegno. E tu come fai a saperlo? Perché pranza con me. Tu non sei il bambino che ha vinto la Mustang? E chi lo vuole sapere? George Lamb, pianificatore finanziario. George! Scusa, ma che ci fai qui? Pensavo a quello che hai detto l'altro giorno sull'essere spontanei e ho avuto l'impulso di portarti a pranzo. Aspetta, aspetta, io ho un impegno. Con lui? Sì. Ti spiace che George si unisca a noi? No. Direi di dividere un dolce. Io e mio padre in genere prendiamo una crème brûlée. È favolosa. Va bene. Crème brûlée e 3 cucchiai. Però spezzo io la crosta. Smettila, George.
Oh, per favore. Devono far sapere a tutto il mondo che stanno insieme. Sono innamorati. Che c'è di male a farlo vedere? Dico che non è necessario. Allora, a che ora vengo da tua madre? Intorno alle 5, prima lavoro. Scusa, mi dimenticavo. Domani prendi la macchina se vuoi. In realtà è già disponibile da stasera. A mio padre tanto non serve. Sarebbe stupendo. Così puoi venirmi a prendere tu. Sei sicuro che non gli serva? Domani è la vigilia di Natale. Certo. Perché dovrebbe dire una bugia? Metà di quella macchina è tua. Vuoi passare la tua vita ad aspettare gli impegni di qualcun altro? No, non lo farò, George. Se lo facessi vorrebbe dire solamente una cosa. Che sono impazzita, una pazza furiosa. Io sono me stessa. Lo sai quanto ho aspettato i tuoi impegni, George? Ho 35 anni, mio caro. Vorrei abitare in un posto diverso da quello di mia madre. Vorrei avere anche un figlio. Ora, non posso avere un figlio finché non mi sposo. E non mi posso sposare finché non abbiamo qualche soldo. E non possiamo averlo finché non risparmio per la pensione. E non posso risparmiare abbastanza per la pensione se non sto in quello schifo di appartamento per almeno altri due lunghissimi anni, George. Ma se continuo così, tanto male allora che aspetti la pensione e che resti dove sono. Non urlare, la gente ti sta guardando. Oh! Guarda che fa! Bravo, Melody! Adesso stanno guardando te, George. Che donna! Brava! Andiamo, Danny? Sul serio dovevi sposare Barbetta? Vuoi dire Giorgio? Sì, ma ora chiaramente non accadrà più. Lo sai, Danny, non ho fatto altro che aspettare che cominciasse la mia vera vita. Ma non mi sono mai resa conto che questo aspettare era diventato ormai la mia vita. E quello che doveva accadere era solo un bel sogno. Ma sai una cosa? Sento di non avere più obblighi. Per me esiste solo ciò che voglio e quello che farò per ottenerlo. Mi piace la stanza del cielo, andrò in quel ristorante. Voglio invece andare a Timbuktu, prendo un aereo e ci vado. Ho imparato una cosa negli ultimi due giorni. Non aspettare che ti accadano le cose, ma falle accadere tu. Forse questo funziona per gli adulti, ma i bambini non hanno scelta. Mio padre sposerà una donna che odio e mi manderà in collegio. E io non ci posso fare niente. Tuo padre si vuole sposare? Sei sicuro? Non lo so. Non mi dice mai quello che gli passa dentro. Non gli importa niente di me. Ma Danny, questo non è vero. Tu sei l'unica fonte di energia per lui. Sei il suo sole. Lui vuole averti con sé. Senti, devo rientrare ora, ma ti vorrei chiedere un favore. Stasera vorrei la macchina per l'ultima volta, sempre che ti vada. Certo, ma che vuol dire per l'ultima volta? Oh, solo per quest'anno. Perché la prossima volta che la userò sarà l'anno nuovo. D'accordo, signore. Le riservo il tavolo più grande. Buonasera. Benvenuta alla stanza del cielo. Il suo nome, per favore? Melody Parris. Oh, mi dispiace. Qui non vedo nessuna prenotazione. Forse sotto un altro nome. Ascolta, lo sappiamo sia te che io che non ho prenotato. Quindi smettiamola di girarci intorno e troviamo un modo per capirci. Ho un tavolo meraviglioso, signorina Parris. Da questa parte, prego. Prego. Grazie. È un'occasione speciale? Ah, sì. Festeggio la mia indipendenza. Congratulazioni. Le posso offrire qualcosa da bere? Sì, acqua minerale e limone, grazie. Molto bene. Hai visto quella? Sta cenando da sola. Povera donna, fa pena vederla lì tutta sola. Yeah.
Pronto? Danny? Scusa, ho avuto da fare qui a studio. Non sei ancora arrabbiato con me, vero? No, credo di no. Melody dice che ti devo lasciare un po' di spazio. E quando te l'ha detto? A pranzo. Tu hai pranzato con lei? Sì. Oh, e le ho detto che poteva prendere la macchina. Danny, domani... andiamo in campagna. Ops. Ops. Sono sicuro che pensi che sia molto divertente, ma mi serve quell'auto. Senti, per caso lei ti ha detto dove voleva andare? No, ma dice che si è stancata e non vuole più aspettare. Che farà solo quello che desidera. I due posti dove ha voglia di andare sono la stanza del cielo e Timbuktu. Eliminando il secondo è probabile che stia alla stanza del cielo. Danny, arriverò tardi a casa, perciò non mi aspettare alzato, va bene? La troverai, vero papà? Lo spero. E anche la mia auto, naturalmente. Ciao, ciao. Grazie. E un verso anche a lei. Grazie. Credo che a tutti noi serva terribilmente la sua voce così particolare, signorina Parris. Se vuole essere così gentile. Grazie. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Lei viene spesso qui. Sì, adoro questo ristorante, è molto raffinato. Sono d'accordo. Lei è la prima volta che vieni qui? Sì, è la prima volta. Infatti non l'avevo mai incontrata prima. Conosco tutti i clienti della Stanza del Cielo. Mi creda, non cambierai questo posto con nessun altro. Oggi è stata una giornata davvero magnifica. Domani abbiamo quel matrimonio. Ci saranno più di 200 persone. E ricordati che non possiamo... Mi scusi, signore. Stavo cercando una donna. Molto graziosa. Castana, snella. Provi in un'agenzia matrimoniale. Oh, mi scusi, era così, tanto per dire. Forse potrebbe aver prenotato qui Melody Parris. Mi spiace, non ha prenotato. Ma sa come ottenere un tavolo, signore? Molto meglio di lei, signore. Prego, mi segua. È una vera rapina. Il tavolo è quello, signore. Grazie. Le farò qualche domanda. Avvisiamo il nostro della giornata. Per arrivato bambini troverete delle offerte sorprendenti riservate ai possessori della nostra carta Cairns. Mi serve un anello di fidanzamento. Quanto deve essere grande per essere credibile? Dipende da quanto lei sarà convincente, signorina. Lo sarò molto. Ecco un luccicone che potrebbe fare al caso. E costa solo 300 verdoni. È un affare. Mi ha convinta. Tenga pure il resto. Non lo interpreti, lo lascio al dito. Salve. Credo che lei abbia aiutato mio amico a scegliere un profumo che adoro, ma non riesco a ricordarmi il nome. Si ricorda com'era la bottiglia? Sì, aveva una forma triangolare con un cordino d'oro. Forse comincia con una C. Era Champs-Élysées? Sì, esatto, è quello. Me ne dia un flacone. L'abbiamo trovato. Ha visto? Credo che abbiamo un amico in comune, David Schuyler. Oh, sì. Come mai lo conosce? Lui è il mio fidanzato. E lei non è la donna con cui lui divide la Mustang? Oh, sì, certamente, ma solo per qualche giorno. Perché, vede... sta davvero diventando fastidioso per me. E anche per il mio ragazzo, Giorgio, sta per comprarsi un monovolume, perciò lui... mi scusi un momento. Puoi fare cassa per me? Scusa, devo andare. Stas...
Ciao, Danny, sono Melody. Senti, ho riportato la macchina stamattina. Penso che Giorgio non voglia più che la divida con tuo padre. Ma no, l'hai solo visto in una brutta giornata, è un orsacchiotto. Sai, le cose possono migliorare per noi due. No, ti ho chiamato anche per sentire come stai. Ma no, non sto piangendo. Ti voglio tanto bene. Buon Natale. Avvisiamo la gentile clientela che resteremo chiusi per il periodo delle feste natalizie. Signor Daumier, grazie di essere tornato. Ho i grafici che voleva vedere nel mio ufficio. Vuole dare un'occhiata? Mimì. Non potevi sapere che quell'uomo era fidanzato e poi t'ho incoraggiata io, è colpa mia. La colpa non è tua, è di quella stupida lista. No, mi credimi, sarei perfettamente felice senza le cose che mi ha portato. E chissà, magari avrei ancora un ragazzo. Secondo me non eri felice prima. E non dimenticarti che quella stupida lista l'hai scritta tu. Dolcezza, hai espresso i tuoi desideri, ecco tutto. Hai soltanto cercato di avere quello che volevi. E credimi, non t'ho mai vista così piena di vita come in questi giorni. Ma che cosa vuoi che me ne importi? Per colpa di quella lista ora amo un uomo che non mi può amare. È soltanto un sogno a occhi aperti. Perciò è meglio che mi svegli adesso, prima che sia troppo tardi. April, vorrei farti un paio di foto davanti al tuo bancone dei profumi, ti va? Sì. Dimmi che è una pubblicità per convincere i ragazzi a continuare gli studi. April, perché non lavori come fai di solito? Fingi che noi non siamo qui, eh? Vogliamo catturare il tuo talento in azione. È lei che fa il profumo personalizzato? Certo! Qual è il suo fiore preferito? Il crisantemmo. Adesso il suo sta colore... fingendo di essere me. Ti rendi conto? Bianco. Chi preferisce dei pittori? Che ne diresti se noi due prendessimo dei provvedimenti? Sei geniale. Sì. Perché non torna per i saldi di fine stagione? Oh. Ah, va bene. Ci vediamo. È il mio profumo personalizzato. Guarda, April. Perché non dici a questa gente com'è che ti hanno soprannominata Fiuto d'Oro? Andiamo, cara, mostragli il tuo trucco con la benda. Naomi! Non essere così timida. Su, fa vedere che riconosci ogni profumo che ti mettiamo sotto il naso a occhi bendati. È fantastico, sì! Forza, fatelo! Aspetta! Oh, Naomi, piccolo verme, ti odio! Vuoi dire donnola? Non riconosci neanche gli animali molesti. Cominciamo con uno facile. Fotografala mentre annusa. Bravo, continua così. Non lo so, non ne sono sicura. Ha un po' di raffreddore. Obsession. No. Signor Kevin, facciamo, di solito no. Non lavoro con tutta questa tensione. Venite qui. Devo lasciare che i profumi. Dobbiamo far finta che indovina i profumi, altrimenti non so cosa scrivere sull'articolo. Signor Katz, è ancora lì. Non per molto, dolcezza. Id! Non ci sei nemmeno vicino, cara. Mi permetta, signore. Credo che lei debba vedere qualcosa. Le presento Melody Parris. È lei il vero Fiuto d'Oro. Non ha mai visto niente di simile. Siamo pronti. Naomi, non so se sia una buona idea. Credo che sia davvero un'idea grandiosa, invece. Ha inizio lo spettacolo. Annusa, genio. Samsara. Perfetto. E questo? Egoista. E questo? J'adore. Eccellente. Armani. Per uomo. Incredibile. Potremmo andare avanti per ore. Puntate gli obiettivi su di lei. Primi piani, forza. Scappa. Boucheron. Sì. Ma è fantastico. Ecco perché la chiamano Fiuto d'Oro. Ha capito adesso? Ecco qui il suo genio. È un inganno. Quelli due sono amiche. Probabilmente hanno un codice segreto. Però sai benissimo che non è così. O hai un buon fiuto oppure non ce l'hai affatto. Io ho provato a insegnartelo. Ma non dovrai più preoccuparti della mia presenza. Ho deciso di andarmene. Cosa? Naomi, ho aspettato fin troppo, non credi? Ah.
La prego, aspetti, mi sono sbagliato sul suo conto, le devo delle scuse. Me le spedisca con la mia ultima busta paga. Ora tolgo una cosa dalla buca delle lettere e poi me ne vado. Come si chiama? Melody Parris, con due R. Con due R. Aspetti, signor Garnet, mi hanno teso un tranello, è la verità! April, sarò di poche parole con lei, fili dritta in magazzino! La mia slitta volò in cielo e sparì. Sono un aiutante di Babbo Natale. Non posso credere che lo fai davvero. Se ci fosse stata Melody ieri sera non sarebbe successo. Dacci un taglio, Danny. Li mette nell'auto qui davanti. Erbacco, viaggia sempre così leggera? Non si sa mai, potremmo decidere di restare fino a Capodanno. Che profumo porti? Lo conosco. Ti piace? È Champs-Élysées. Dove l'hai comprato? Stamattina ho fatto le ultime spese, l'ho comprato da Kearns. Davvero? Certo. Ti ha servito Melody? Chi? Sai bene chi. La ragazza del profumo. Ah, quella con cui dividi la macchina. Sai, credo che si sia infatuata di te, caro David. Che cosa le hai detto, Faith? Scusa, ma di solito non parlo con le commesse. Le hai fatto una scenata? Ecco perché voleva rinunciare alla macchina. Che c'è che non va, David? Tu, sei tu che non vai. Non so come ho potuto pensare di lasciarmi sfuggire alla donna giusta e di gettarmi nelle braccia di quella sbagliata. Figliolo, raggiungiamo Melody prima che vada via dal lavoro. Ascoltami, stai facendo un grosso sbaglio. Sta calmo, papà. Hasta la vista, fenomeno. George, non mi rivolgere parole, non penso che verrà ancora da mia madre. Non preoccuparti, verrà. È pazzo di te. Non ti merita neanche un po', ma ha perso la testa. Finalmente! Signor Daumier! Ho visto quello che ha fatto oggi. È stata geniale. La Profumi Divini ha disperatamente bisogno di lei, della sua creatività, del suo istinto. Apriremo una piccola boutique e lei è l'unica che possa gestirla. E avrai già il posto adatto. Fantastic! Non si accordi con nessun altro, eh? L'abbiamo in esclusiva. Dovrebbe uscire adesso. Non avranno già chiuso, vero? Aspetta qui. Oh, no. Riaprono dopo le feste, Danny. Bambini, la nonna vi ha preparato i vostri antipasti personali. Restate qui finché non vi chiamo io. Lo zio Melody e lo zio George devono stare un po' da soli. Puoi chiudere la porta, papà? Certo. A forza di andare su e giù, farai un buco nel pavimento. Guardatelo, ha i nervi a pezzi. Beh, chi non li avrebbe al posto suo? L'unica speranza è che lei arrivi presto. Tu non ti devi mischiare, Caroline. Oggi è il loro giorno. Questo sarà un Natale che lei non dimenticherà mai. Ehi, posa l'osso! Allora io. Invece tu, aiuta la mamma.
Ciao, Ted. Finalmente. C'è anche George. George! Non posso credere che tu sia venuto dopo quello che è successo. Sì, lo so, lo so. Il Natale è un periodo stressante. Aggredisci le persone che ami di più. Sì, è vero, hai ragione. E George, fa quello che devi fare, i bambini muoiono di fame. Vuoi dire che tu muori di fame? Tesoro, mangeremo tutti fra qualche minuto. Ma Ted, io volevo soltanto... Per favore, Caroline, da un po' di spazio a tua sorella. Melody, tesoro, devi un po' di marsala. George ti deve chiedere qualcosa. Mamma Natalie, è una sorpresa. Oh, George, ma lo sappiamo tutti ormai. Mangia bignè. Ascolta, se mi devi dire qualcosa di strettamente personale, perché non andiamo a casa mia? E privare la tua famiglia di questo grande momento non me lo sognerei mai. Sei un fascio di nervi o mi sbaglio? Solo che non avrei mai immaginato che sarebbe successo così, sì, insomma così, davanti a tutti. George, no. Dopo 4 lunghi anni, Melody... Sei finalmente riuscita a catturare uno degli scapoli più ricercati della città. Non so davvero come tu abbia fatto, ma... Melody Parris. Mi vuoi sposare? Oh, George. È bellissimo. L'ho aspettato così a lungo e ora... Eccolo qui, sul mio dito. Ma, George, se ora accettassi, commetterei un terribile sbaglio. Perché io non mi sento più legata a te. Ora so che l'amore è indispensabile, George. Se devo passare il resto della mia vita con un uomo, voglio essere sicura di amarlo profondamente. E voglio che anche lui provi la stessa cosa per me. Oh, George, ti prego, tu provi la stessa cosa per me? Ora ti dirò quello che provo. Ho passato gli ultimi 4 anni della mia vita insieme a te. Alla fine arrivo al passo decisivo e ti chiedo di sposarmi. E tu mi dici di no. Pensi che troverai qualcosa di meglio? Credimi, cara, alla tua età troverai ben pochi uomini che ti vorranno sposare. Te ne pentirai, Melody. Sarai sola e te ne pentirai. Non permetterti di parlare in quel modo a mia figlia! Esci immediatamente da casa mia, bulletto! O strapperò tutti i peli della tua stupida barbetta uno alla volta e ti ficcherò un paletto di agrifoglio nel cuore! Non metterei più piede in questa casa nemmeno se mi pagaste. Mamma, sei proprio tu! E chi se no? Addio, George. Melody, stai molto meglio da sola che con quel vecchio. È un piacere liberarsi del pane raffermo. Va tutto bene. Non sono sola. Ho la mia famiglia. David! Melody! Salgo un attimo da te! Ciao, Danny! Mamma, voglio che tu sappia una cosa. Credo che tu sia perfetta così come sei. Oh, penso lo stesso di te. A proposito, scusa, ti è piaciuto il mio albero? Sei tu che me l'hai regalato! Leggendo il racconto di Natale di Dickens, mi ero spaventata a morte. Noi non vogliamo fare la fine di Scrooge, non è vero, tesoro? Noi vogliamo essere come il Cratchit. C'è una cosa che vorrei dirti dalla sera di Chinatown. Ti ricordi quando ci siamo baciati? Io ho detto che era un errore e l'ho detto solo perché sapevo che avrei potuto perdere la testa e ne avevo paura. La mattina dopo mi sono reso conto che era troppo tardi comunque perché mi ero già innamorato di te. Ma io credevo che tu e Faith vi sposaste. No, nemmeno tra 100 anni.
E poi lei non conosce i profumi come te. Melody, sei tutto quello che voglio. David, anche tu. Ti sono venuto a cercare alla stanza del cielo, ma purtroppo non c'eri. Io volevo ballare con te. Davvero sei venuto a cercarmi? Sì, sai, sono contento che tu non fossi lì, perché allora non avrei avuto affatto il coraggio che invece ho adesso. E a che ti serve il coraggio? A chiederti di sposarmi. Sì, finalmente! Bravo, papà!